Alla fine di ogni anno, come tradizione, scritta da non so chi, bisogna fare un bilancio, tanto per capire come organizzarsi e per darsi dei buoni propositi per l'anno successivo. Salvo poi dimenticarsene appena dopo l'Epifania, che tutte le feste e le teste porta via. Allora vediamo le notizie che sono circolate di più nel 2015. A gennaio si annuncia la rivoluzione in agricoltura con l'arrivo dei droni, yuhu! Per ora li abbiamo visti solo volare per far foto e video e dire wow! Ma chissà che in futuro non possono davvero essere usati per diserbare campi e case di politici, in modo da estirpare gramigne di ogni genere. A febbraio iniziano a sfracellarci gli zebedei con Expo 2015. A marzo il governo introduce l'IMU agricola per coprire il pagamento dei bonus di 80 euro. In pratica il governo si è fatto bello grazie al campo del contadinello. Ad aprile i nostri cuginetti francesi bloccano l'importazione di vegetali dalla Puglia perché hanno paura della xylella fastidiosa. Un batterio che, con un nome così, sembra arrivato da qualche storia di Harry Potter. Ma poveri babbani francesi, bisogna capirli, loro non possiedono i nostri poteri magici, perché in Italia ci vogliono i poteri magici per poter sopravvivere contro tasse, epidemie, truffe, criminalità organizzata, eccetera, eccetera. A maggio inizia Expo! Yuppie! Giugno, Coldiretti dice che una persona su tre nel mondo lavora in agricoltura, ma il paradosso è che molti di questi soffrono la fame. E dal 2007 ad oggi in Italia hanno chiuso 155.000 imprese agricole. La globalizzazione ha fatto sì che il cibo fosse meno importante degli smartphone. Le persone quest'anno il cenone di Capodanno lo fanno su Facebook. A luglio si diffonde la notizia che cinghiali, daini e caprioli stanno diventando un flagello per l'agricoltura e non solo. Ma non ditelo agli animalisti, che probabilmente non hanno mai avuto uno scontro diretto con un cinghiale. Io ho la soluzione. Non uccidiamoli, catturiamoli e rilasciamoli liberi e felici in mezzo alle città. Ad agosto, dopo il caso dei braccianti morti in campagna, il ministro Martina dice che dobbiamo combattere il caporalato in campagna perché è come la mafia. Ma come se il governo non si comportasse allo stesso modo. A settembre Coldiretti inizia a denunciare che tra 33 anni l'agricoltura scomparirà. Ogni anno 60 aziende chiudono e che 3 cartoni di latte su 4 provengono dall'estero. Il Made in Italy sta per scomparire. Però Renzi ci toglie l'IMU. A ottobre la notizia che mi lascia sorpresa è che c'è un ritorno dei giovani in agricoltura, il 35% in più. E finalmente ci restituiscono le famose braccia rubate all'agricoltura. E speriamo che siano braccia e cervelli, perché con le braccia qui si fa sempre meno. A novembre latte, olio, riso sono al centro di guerre polemiche e truffe. Per tutti questi prodotti ci sono nomi di marchi italiani famosi per la qualità che spacciano olio normale per extravergine e latte proveniente dall'estero per italiano, per non parlare del falso riso biologico. Insomma gente, quando andate al supermercato comprate crocchette per cani e anche per voi. O se volete fare gli ambientalisti iniziate a mangiare plastica, vetro e foglie secche. Ma non sfracellate le palle agli agricoltori e agli allevatori che già hanno i loro problemi. Ma ecco che a dicembre Coldiretti dice che c'è un segno positivo per l'agricoltura. Il reddito dell'agricoltore è aumentato dell'8% ed è il più alto in Europa. Ma solo grazie a cambi di strategia delle aziende che stanno combattendo contro i prodotti sottopagati e contro un governo sempre contro e mai a favore. E contro animalisti, ambientalisti, vegani e ancora. Mentre le mucche e i bambini non hanno mai smesso di collaborare. E dormono insieme, sonni tranquilli, fregandosi del mondo intorno a loro, che impazzisce ogni giorno di più. Non ho nessuna intenzione di augurarvi buon anno, perché se poi va male, date la colpa a me. Quindi, ciao a tutti!